Siamo giunti finalmente al terzo e ultimo video della trilogia dedicata alla pennata alternata. Oggi vedremo il terzo esercizio, che conserva in sé alcune caratteristiche dei primi due, ma con una novità in più. Andiamo a vederlo! Ciao Rockers, sono Dan Logoluso e bentornati su RockerTube. Oggi vedremo appunto il terzo esercizio che chiude quella che è la saga dei tre dedicati allo sviluppo del controllo e velocità della mano destra. L'esercizio in sé conserva alcune peculiarità e similitudini dei primi due esercizi, quindi se non li hai visti ti consiglio di andarli a vedere, ho messo i link nella descrizione. Le due caratteristiche, stavo dicendo, della orizzontalità dell'esercizio 1 e della diagonalità dell'esercizio 2, con una differenza. Ho preparato come sempre una tab per vedere insieme l'esercizio. Quello che differisce sostanzialmente rispetto ai primi due è la mano destra. In questo caso la mano destra non suonerà più quattro pennate per ogni nota, ma bensì una. Si parte con la posizione diagonale, in questa maniera, quindi un dito per ogni corda e per ogni tasto differente. Fin qua la direzione è la stessa dell'esercizio numero 2 che abbiamo già visto. Adesso la direzione cambia anche l'esercizio, quindi si torna indietro sulla stessa corda, sulla quarta corda, dove appunto è arrivato il mignolo, e si va in discesa verso l'indice, sempre mantenendo la stessa corda. Come avete visto, in questo caso l'ultima pennata finirà verso il basso per quanto riguarda questo gruppo di note. Da questo punto in poi risaliamo ancora diagonalmente. Quindi si fa questa salita. E si conclude l'esercizio in questa maniera. Vedete, è proprio cambiato, è completamente cambiato, abbiamo mantenuto giusto le direzioni, anche la mano è cambiata, però abbiamo mischiato entrambe le posizioni. Questa cosa, come sempre, può essere sviluppata mantenendo un set di corde differente ogni qualvolta noi suoniamo. Quindi adesso abbiamo lavorato dalla terza corda fino alla sesta, scendiamo e prendiamo dalla seconda alla quinta. Come vedete, questo esercizio è strutturato in maniera che le pennate siano sempre le stesse, quindi quando si rinizia la pennata riparte sempre verso il basso, quindi sull'indice, sul primo dito dell'esercizio. Scendiamo anche in questo caso. E poi, se vogliamo, possiamo risalire di nuovo al centro, quindi col set di corde centrale, dalla seconda alla quinta. E poi eventualmente reiniziamo sempre con lo stesso esercizio, quindi con l'inizio che abbiamo visto. Possiamo poi, una volta arrivati qui, fatto una volta, due, tre, quattro, o anche soltanto una serie andata e ritorno, per poi potremo tranquillamente spostarci in avanti. Per poi
possiamo tranquillamente gestirci l'esercizio o lavorando per set di corde in maniera orizzontale, quindi partendo dal primo tasto, e poi ci spostiamo, o possiamo farlo muovendoci proprio con tutto il blocco, con tutti e tre set di corde, una volta arrivati per esempio in alto, ci spostiamo avanti di un tasto. Poi tornare al punto di partenza, o addirittura spostarci in avanti. Allora, io lascio sempre molta libertà ai miei allievi di poter gestire al meglio gli esercizi che gli do. La cosa importante è che questi esercizi vengano sviluppati in maniera corretta solo su una singola posizione inizialmente. Dopodiché sarà vostra libertà, vostro piacere, vostro gusto poterlo portare su di velocità, potendosi spostare orizzontalmente o verticalmente o diagonalmente, insomma, scegliete voi la direzione nella quale sviluppare questo esercizio. Ricordatevi sempre che può essere inteso anche come un esercizio di riscaldamento, quindi potete prenderlo e prima di ogni qualunque attività musicale didattica utilizzarlo per scaldare la mano, soprattutto anche d'inverno. Sicuramente vi darà maggior controllo questa cosa. Siamo giunti al termine di questa trilogia sulla pennata alternata. Sto preparando nuovissimi esercizi rispetto anche ad altre tecniche e approfondimenti anche su questo argomento. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, attivate la campanellina per ricevere le notifiche su tutti i video che io settimanalmente metterò su questo canale, lasciate un vostro commento, un mi piace se vi è piaciuto il video, eventualmente come sempre io suggerisco un vostro link a questo tipo di esercizio così che possa essere partecipe dei vostri progressi. Ci vediamo alla prossima, rocker!